Per il ministro della Salute Roberto Speranza, al momento non ci sono problemi di posti nei reparti di terapia intensiva e malattie infettive, ma in molti territori la saturazione è già oltre il 30%. Il punto di rottura potrebbe essere raggiunto già a metà novembre e i tempi per intervenire sono sempre più ristretti. Parlando del Molise, è bene sottolinearlo subito, la rianimazione del Cardarelli è in grande sofferenza, non tanto per macchinari e attrezzature, ventilatori in particolare che sono in dotazione ai reparti e sono pronti ad entrare in azione, piuttosto per l'atavica assenza di personale con il responsabile della terapia intensiva, il dottor Romeo Flocco, costretto a prevedere turnazioni di 12 ore da conciliare con le emergenze, con le esigenze operatorie di ogni singolo professionista che per questo è stato invitato a comunicare con preavviso l'attività da svolgere. Un reparto dunque che necessita rinforzi e anche subito. Il DG Florenzano, intervistato da noi sull'argomento, tranquillizza i molisani sul numero dei posti letto di un reparto che definisce a fisarmonica e gli operatori sanitari che presto, spiega, avranno validi collaboratori. Il Molise era pronto già in fase 1, noi abbiamo declinato un piano che concerneva sia la gestione delle terapie intensive che delle malattie infettive. Abbiamo una possibilità di allargare a fisarmonica, Dio non voglia, a secondo delle esigenze, quindi siamo in grado di supportare anche numeri più elevati di quelli che abbiamo gestito finora. Ovviamente la criticità più grande rimane quella del personale. Abbiamo concluso il concorso per l'assunzione degli anestesisti, ho deliberato l'assunzione di 5 anestesisti, siamo in attesa delle loro accettazioni. Se riusciamo a portare in porto questa situazione, è linfa vitale per un reparto in grave sofferenza di personale.